Wahekuj, ben ritrovati da vostro AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Platinum Extreme. Ovviamente dallo scorso episodio sono successe un po' di cose, dato che non ho registrato, non ho potuto registrare, o meglio, non ho voluto, in parte non ho potuto, in parte non ho voluto. Quindi insomma ho detto, sapete che c'è, alleniamo un po' la squadra, non faccio praticamente altro, e ho preso appunto un Scyther, e dato che avevo trovato Metal Coperta nello scorso episodio, se non sbaglio proprio, nello scorso episodio, sì, dato che anche gli oggetti sono randomizzati, ho detto, invece di prendere Lucario, che si prende quasi a fine gioco, dopo la sesta medaglia, prendiamo invece Edward, cioè Scyther, facciamo l'evolvere in Scizor, e l'ho chiamato Edward. Perché Edward? Perché Edward, mani di forbice. Io sono un genio. Malato, ma genio. Abbiamo il team pronto a roccheggiare e prendere a calcio un po' di Cicis Bay. E siamo qui con Lucinda, che dobbiamo aiutarla a recuperare il suo Pokédex che ha perso perché è distratta. E quindi, insomma, niente. Ah, devo parlare con lei proprio. Pensavo di dover parlare semplicemente con gli scagnazzi al Team Galassia, ma va bene, dai. Ti prego, mi serve il tuo aiuto, lotteresti insieme a me? Tutte le volte che vuoi, Lucinda. Non sempre, ma tutte le volte che vuoi. Abbiamo... Ah, oh mio Dio, Lugia! Antoinette e Antoinette che mandano in campo Lugia e Sentret. Lugia... Phoebus. L'altro giorno a cercare Phoebus, 4 ore buttate. Però, sinceramente, non mi dispiace. A cercare Phoebus su Pokémon Zaffiro, dato che l'ho ricominciato, poi ho messo anche qualche story su Instagram. Ne pubblicherò altre, sempre inerenti a Zaffiro, se voi non siete capaci a dare comandi ai vostri Pokémon. Devo arrivare a Pratopoli, sì, ma dopo l'edificio del Team Galassia, no? Va bene, Lucinda, sì, ti serve il tuo Pokédex. Cosa ha percorso? Ah, devo andare a percorso e non qui? Eccomi qua, bell'occhio, ma cosa? Chi poteva essere se non voi due che stavate affrontando i tipi del Team Galassia? Ma insomma, cosa vuoi? Sarà meglio controllare il loro deposito, vieni con me. Andiamo, certo che vengo. Sono molto curioso di controllare il loro deposito. Per proseguire ci serve una chiave. Ma sicuramente sarà qua negli intorni. Eccola, va. Questa macchina nascosta contiene la MN Volo. Ah. Aspetta, ma... Ok, è preoccupato per quello che è successo al casino. Il Team Galassia ha trasportato qualcosa a Pratopoli. Ah, devo andare a Pratopoli, quindi? E se devo andare a Pratopoli, allora... Subito la palestra? No, ragazzi, devo controllare. Niente, allora, andiamo a Pratopoli, va benissimo. Il che vuol dire altri allenatori da affrontare. Ottimo. Salve? Vuole farmi un'intervista, perfetto. Qual è per te la terza cosa più importante nella vita? Beh, sì, questa posso dirla, dai. Amici, diciamo... Amico. Beh, sì, dai, amico, sì. No, l'amico. Uno solo. Perfetto, incominciamo con gli allenatori, dai. Là, dietro di te, cosa? Green screen. Sì, lo so, l'ho visto, ce l'ho messo io. Ma dai, Palkia, cos'è, i leggendari oggi? Beh, Drago Acqua, insomma, si prende un danno normale dall'attacco elettro. E insomma, il primo allenatore, o allenatrice, che sarebbe più corretto, è andato. Andata. Oh, abbiamo le bacche. Anch'io sto facendo la coltivazione di bacche in... Qui non c'è nulla? Allora di là, sicuramente. Anch'io sto facendo la coltivazione di bacche in Pokémon Zaffiro. Infatti ho reinstallato la batteria, ne ho messo una nuova apposta. Donna rischia tutto. Mi pareva più maschio, però. Bene, James Bond se n'è andato. Questo qui che mi pare un personaggio pubblico. Però non mi ricordo chi. Gli unici danni che ho ricevuto in questa battaglia su Simian sono per colpa della grandine. Nessun Pokémon mi ha ancora toccato. Tutti con un attacco li sto facendo fuori. Sono soddisfatto del livello a cui ho portato l'intera squadra, ma penso che per la prossima palestra, cioè dopo questo ovviamente, dopo quella di Pratopoli, dovrò salire ancora più di livello. Un allenatore poppante come te vuole insegnarmi qualcosa sui Pokémon? Te so. Io ho 27 anni, 18 dei quali passati a giocare a Pokémon.
ho detto tutto. Squamadrago! Aspetta, Horsi si trova qua vicino, se non sbaglio. Nella strada o era nel post-game, Horsi? No, non Horsi, Sidra. Sidra si trova nella strada, forse proprio nel post-game, se non sbaglio. Vabbè, a parte che in Platino hanno aggiunto altre specie, hanno aggiunto che si trovano in posti diversi. Devo vedere dove trovare Sidra. E se trovo un Sidra, può essere che metto quel Pokémon in squadra. Piuttosto che un banale... che un banale Bagon, Sheldon, o in questo caso Gible, che può diventare Garchomp. Anche se un Pokémon acqua già ce l'ho. Sidra sarebbe Acqua Drago. Due Pokémon acqua in squadra? Perché sono... Oh mio Dio. Ha ritirato... Manda Nincada, che è tipo terra! Il computer che fa una giocata del genere? Wow. Perché sto ancora valutando quale Pokémon... mettere in squadra. Non sono deciso sull'ultimo. Ah, siamo arrivati a questa città. Di là non possiamo andarci perché la strada è bloccata e c'è percorso qui, ma dovremmo arrivare a Pratopoli. Passando per di qua era... Sì. Vigor Fascia addirittura. Ok, quindi qui sul mare ci sono un po' di personaggi da sfidare. Anche posso lottare, anche se ho solo 5 anni. MT23 gelo pugno. Ottimo, ottimo. La insegno assolutamente a... Potrebbe anche servirci per la palestra nel caso ci sia un tipo drago. Certo, dovrebbe essere tipo acqua, ma... Ehi. Però insomma, oggi è andata piuttosto bene. Attenzione, è Johnny! Ops, guarda che non lo faccio apposta a scontrarmi con te ogni volta che ti vedo. Ma non ci siamo scontrati. Come va la Beta Link? Lucidi la tua squadra di Pokémon? Metterò alla prova te e la tua squadra per vedere il vostro splendore. Non volevo entrare, Johnny, volevo solo prepararmi con gelo pugno. Krogunk, buono! 51! Oh mio Dio, 51 ce l'ha ed è il primo. Quindi non è neanche più forte. Lui ha pelle secca o pelle arsa, non ricordo come si chiama. Comunque sia, se usi un attacco acqua si ricarica i punti salute. Quindi no, meglio non usarlo. Congiura. Che ha sporco lancio. C'era sporco lancio qui in questa gen nella quarta? Oppure fa Nero Pulsar? Fango bomba. Che poi sporco lancio è fisica, se non sbaglio. Wow, 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 wow! Fortino tu, eh? Accidenti! Ah ah, brutto colpo, biatch! Non voglio andarmi a curare, Johnny mi ha fatto sprecare le forze, porca miseria. Entriamo ora in palestra e prepariamoci alla sfida. Ok, dunque, vediamo un po' dove bisogna andare prima di qua. Ok, sì, se non sbaglio. Ok, e questo lo alza del tutto, no? Questo giallo invece lo abbassa di nuovo. Allora facciamo così, lo alziamo. Poi andiamo di qua. Ok, e lo alziamo qui, bene. Ma penso che affronterò anche gli altri, eh? Vediamo un po', è questo? Oh yes, ci siamo! Mi tocca affrontarlo per forza questo. Ma è piccoletto, già parla di temprare corpo e spirito. Oh, ma vanno un po' a casa che ti sta cercando a metà. Oh, ma dove siamo finiti? Continuiamo. Un'altra ciambellina! Uffa! Vanno diventare un allenatore forte come Omar. Sì, ma anche di più. Devi essere più brava. Perché come lui? Di più! Regirock. Uè. Ma è troppo forte davvero. Non ci credo. Ha fatto ferro scudo e maledizione. L'attacco maledizione. Cioè, ora è imbattibile. Ci vorrebbe un attacco speciale per mandarlo giù. Un altro ferro scudo.
Wow! No, è impossibile! Ora è andata. Wow, ragazzi, difficile è stato sto Regirock. Siamo arrivati da Omar, insomma ricarichiamoci Pokémon per benino. Eccolo qua. Salve, raramente mi sfida qualcuno. Hai di fronte a te la gloria del capo palestra di Pratopoli. Sì, sono Omar il distruttore. La mia squadra di Pokémon è stata temprata da bianche acque burrascose. Afferreranno tutto quello che tiri loro e ti trascineranno giù. Non c'è dubbio che vinceremo noi. Forza, iniziamo subito. Thomas, perché Omar allora l'ho chiamato? Chiamatelo Thomas. Thomas capo palestra, guarda che tipo. Gallade. Wow! Andiamo con acquagetto. Sgranocchio farebbe un attacco, farebbe un danno normale, ma teniamocelo. Proviamolo ora. Perché non è da stab, però è più forte di acquagetto. Sì. Va a vita rossa ora. Quindi userà subito una pozione, Omar? Scopriamolo. Oh yeah! Ora chi manda? Latios. Oh, Latios è drago psico. Quindi giallo pugno ci sta tutto quanto. Però insomma, quei leggendari stiamo a 3, eh? Abbagliante è tipo psico. Fa un bel danno, fa. Un indifferente, eh? Oh! No, no, aspetta, abbagliante non mi ricordo se è psico, ma Foschisfera. Foschisfera è psico. Mamma mia, quante S. Dato che è più veloce di me, vado con acquaggetto e cerco di fargli un danno supplementare che non gli ha fatto nulla. Cozzata Zen ha fallito, perché? No, mo ci azzecca, dai! Che sfiga! Gli mando il duce. Amico mio, farei la conoscenza del duce ora. Sgranocchio! Ah, abbagliante, ancora... Non so se abbagliante è psico, però potrei aver detto il giusto. Mi ero confuso con Foschisfera. Però abbagliante? Che mossa, che tipo di mossa è? Non ricordo. A dire il vero non ricordavo neanche esistesse la mossa abbagliante. Potrebbe sopraffarmi con tripletta in velocità. Ma altrimenti vinco io con fulmindenti. Tripletta infatti mi supera in velocità. Mi manda KO, quanti punti ho? 66, potrebbe. No, non ce la fa. E fulmindenti, connette. E manda. Manda, non manda. Oh, abbaccacedro, sicuramente. Allora, ricarico il mio amatissimo Pokémans con Latte Mumu. Così resisto almeno a un'altra tripletta. Ma dopo posso resistere a due di fila? Vediamo un po'. In teoria mi ha tolto 54 punti salute. E se quello era il danno minimo, stavolta mi manda KO. Perché le tecniche, le mosse hanno un danno... Oh, mi ha fatto il danno massimo forse prima! E non quello minimo. Grande! E Omar, il distruttore, è sconfitto. E così prendiamo un'ulteriore medaglia. Che ci garantirà poi un giorno l'accesso alla Lega Pokémon. Ragazzi, per la prossima sfida porto Simian a 60 e tutti quanti a 55. Posso anche mettermi in gioco nell'R4, così almeno quando non devo per forza mettermi al computer, almeno posso giocare, posso spendere un po' più di tempo a giocare anche quando pranzo e quando ceno. Almeno faccio un pochino più veloce. Ok, ultimo canto, va bene, va bene. Insomma, non me l'aspettavo come ammetti di Omar, ma ci sta, dato che sono randomizzate. Perfetto, e ora? Dovrebbe arrivare Bellocchio? Se non... Sì, no, Johnny! E là, hai conquistato la medaglia, eh? Che ti dicevo? Il signor Omar, cioè maestro, è tostissimo, non è vero? Stavate parlando di me? Cos'è tutto questo baccano? Ah, siete voi due. Oh, maestro! Senti, piccolo, conosco tuo padre, lo ammetto, ma non mi sembra di averti mai accettato come mio allievo. E poi, voi due non avete bisogno del mio aiuto. Potete benissimo diventare più forti per conto vostro.
Non importa, ho deciso che lei sarà il mio maestro e basta. Ma lasciamo stare adesso, ci sono guai in vista. Ho visto uno scagnozzo del Team Galassia all'entrata dell'osservatorio. Blaterava qualcosa a proposito di una bomba. Cosa? Nessuno può toccare Protopoli. Chi ci prova se la vedrà con me. Ok, calmino però. Ehi maestro, aspetti. All'osservatorio ci andremo nel prossimo episodio. E di conseguenza andremo anche all'edificio. Quando è che ci andiamo all'edificio del Team Galassia? Non ricordo. Allora, animato Cuggio, questo video termina qui. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare lo scagnozzo del Team Galassia all'osservatorio che sta proprio lì. Vi ricordo in descrizione che c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.